Si parla di basket con il trofeo delle regioni, quindi insomma grande basket, il grande basket però, quello un po' più dei più grandi, lo abbiamo in campo femminile a Genova con la NBA Zena, una stagione davvero avvincente, nonostante i problemini che non mancano mai, ma siete più forti anche degli infortuni. Sì, quest'anno pur in un campionato superiore rispetto a quello scorso anno siamo riusciti a tenere botta meglio in una marea di infortuni che ci stanno perseguitando da 3 anni a questa parte. Nonostante tutto questo chiudiamo il campionato, indipendentemente da come andrà l'ultima partita, al 3° posto assoluto, quindi secondi nella griglia playoff, il che ci consentirà di arrivare fino alle ipotetiche semifinali con il vantaggio dell'eventuale gara 3 in casa. Un anno dove abbiamo fatto il record di vittorie assieme a GS Pallacanestro Torino con 7 vittorie consecutive, record che non potrà essere superato. E io dico che finisse già qui il campionato sarei già più che soddisfatto. È chiaro che l'appetito viene mangiando, i playoff sono una brutta bestia, cercheremo di domare anche quella. Quando si inizia a giocare per il dentro fuori sale l'adrenalina, quale può essere il sogno del presidente Carlo Besana? Il sogno non lo dico perché porta male, però è chiaro che noi non ci poniamo limiti. Se verrà la realizzazione del sogno che tutti quanti noi coltiviamo, lo affronteremo e cercheremo di onorare anche quello. La cosa più importante è aver dimostrato che Genova, della quale noi siamo l'unica rappresentanza a livello nazionale nel basket, può stare legittimamente in questo ambito nazionale comportandosi bene e creando anche alle spalle un movimento giovanile che comincia ad essere di tutto rispetto. Un altro particolare non trascurabile è da 7 anni che mancano i playoff di campionati nazionali a Genova e noi abbiamo quindi il privilegio e anche l'onere di riportarli dopo 7 anni e cercheremo anche di essere all'altezza. Guardiamo un po' dentro al roster di Giovanni Pansolin, c'è una Sara De Scalzi per esempio che ha viaggiato su una media punti pazzesca. Sì, ad una giornata dal termine è ancora in testa la classifica marcatori non solo del nostro girone ma dell'intera Serie A3, ha 21 punti di vantaggio sulla seconda classifica, quindi ragionevolmente chiuderà la stagione in cima a questa particolare graduatoria che ci rende ulteriormente orgogliosi e ci conforta anche sulle scelte che abbiamo fatto quest'estate. Noi quest'estate abbiamo puntato su 2 giocatrici di grande esperienza come Sara De Scalzi e come Giorgia Belfiore che ci ha dato una grossa mano sotto canestro e a 2 giovani prospetti come Giulia Piermattei e Adelaide Algeri. Quest'ultima era sicuramente quella meno conosciuta e più e la grossa sorpresa di questo campionato, una giocatrice si è guadagnata lo starting five e che sta viaggiando a 7 punti e 7 rimbalzi in media partita pur essendo una guardia. Ecco, la nostra soddisfazione è quella di aver trovato un tecnico che è riuscito a valorizzare tutti gli elementi di questa squadra e a fare in modo che gli infortuni creassero il minor danno possibile. Carlo Besana guarda il tabellone dei playoff e individua quali avversari soprattutto da tenere d'occhio. Quando si è nei playoff sono tutte da tenere d'occhio. Noi molto probabilmente nel primo turno avremo Novara che abbiamo battuto nettamente entrambe le volte di stagione regolare, però l'insieme dei playoff è che noi puntiamo a far bene. Novara ha già raggiunto il suo obiettivo massimo della stagione di giocare in assoluta serenità e l'esperienza di tutti questi anni a tutti i livelli del basket insegna che i playoff sono un campionato a sé, quindi non c'è nessun avversario da temere particolarmente, ma sono tutti da temere allo stesso modo.